metà d'ora per trovare la mia famiglia. Il testo di questo spettacolo nasce su commissione e le industrie scenica mi hanno chiesto se avevo voglia di lavorare su un tema che loro, su cui loro stanno lavorando, che è la ludopatia. Ho cercato un approccio non sociologico, cioè non ho nessuna tesi da dimostrare, non sono nessuno per dire che cosa bisogna fare o non bisogna fare per non diventare ludopatici, però quello che invece ho sentito di poter fare è provare a raccontare invece la pressione degli altri su di te e la pressione di te stesso verso te stesso, cioè questa specie di autosfruttamento continuo, questa situazione sempre di burnout in cui siamo spesso posizionati. Sicuramente quello che amo, sia personalmente che a livello registico, è quando le parole che sentiamo a teatro sono le parole che parlano di noi, no? Diciamo che tutte le ragioni dei personaggi hanno sempre a che fare con questa cosa, cioè con questa situazione di pressione, di proiezione in avanti, cioè qualcosa che spinge, come l'individuo reagisce, come decide di reagire davanti a questo attacco. Io mi sono chiesto che cos'è questa dipendenza, no? Che non è solo, secondo me, da slot machine o da danaro, da successo, ma è anche un po' da monitor. E quindi sono partito da questa domanda e ho ipotizzato un punto di vista come se fossimo dall'altra parte a guardare, dall'altra parte del monitor a guardare questa storia. E quindi la scelta di non aver bisogno di niente, sul palco non c'è nulla, c'è una sedia, un tavolo e di volta in volta questa sedia e questo tavolo diventano il luogo in cui i nostri personaggi vivono, si raccontano e attraversano le loro storie. Non è un caso che nelle note di regia io abbia scritto una lettera d'amore io la chiamo la protagonista, anche se è discutibile chi è il protagonista di questa storia. Ho scritto una lettera d'amore alla protagonista, come se immaginando che io fossi innamorato di questo personaggio, per dirle: guarda che io non ce l'ho fatta a vivere come te. Come se mi volessi scusare e dirle: io non ce l'ho fatta a vivere come te, a mostrare a tutti la mia vita privata, i miei sentimenti, quello che amavo fare, il mobile che mi ero appena comprato e che avevo appena messo in casa mia. Ma infatti mi viene da dire che non c'è giudizio in questa rappresentazione. Raccontiamo una, proprio per questo ci teniamo a dire che raccontiamo una storia d'amore, no? Che probabilmente è il modo più forte anche per avvicinarsi a questi strumenti che ci circondano e capire come possono anche influenzare il nostro vivere, no? Il nostro relazionarsi. No. Come va a finire? Come va a finire? No, non lo sappiamo neanche noi ancora. No.